l'Unione Europea viene posta in essere allo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose tra paesi vicini, culminate nella Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 50 la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio comincia ad unire i paesi europei sul piano economico e politico al fine di garantire una pace duratura. I sei membri fondatori sono il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Nel 1957, il Trattato di Roma istituisce la Comunità Economica Europea, CE, o Mercato Comune. Gli anni 60 sono un buon periodo per l'economia, grazie anche al fatto che i paesi dell'UE non applicano più dazi doganali agli scambi reciproci. Con l'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito nel 1973, il numero degli Stati membri dell'Unione Europea sale a 9. Il breve ma cruento conflitto arabo-israeliano dell'ottobre 1973 scatena una crisi energetica e problemi economici in Europa. In Portogallo e in Spagna avviene la fine delle ultime dittature in Europa. La UE destina ingenti somme di denaro per la creazione di nuovi posti di lavoro e di infrastrutture nelle aree più povere. Il Parlamento europeo accresce la propria influenza e nel 1979 viene eletto per la prima volta a suffragio universale. Negli anni 70 si intensifica la lotta contro l'inquinamento. L'UE adotta le leggi a tutela dell'ambiente, introducendo per la prima volta il concetto chi inquina paga. Un accordo consente ai cittadini di viaggiare liberamente senza controllo dei passaporti alle frontiere. Milioni di giovani studiano all'estero con il sostegno finanziario dell'UE. Viene semplificata anche la comunicazione, in quanto sempre più cittadini utilizzano il telefono cellulare ed internet. Viene messo in circolazione l'euro che favorisce l'economia all'interno della comunità. Con l'adesione all'UE di ben 10 nuovi stati membri nel 2004, seguiti da Bulgaria e Romania nel 2007, si ritengono definitivamente sanate le divisioni politiche tra Europa orientale e occidentale. L'UE aiuta numerosi paesi ad affrontare la crisi economica globale e le loro difficoltà. A questo scopo istituisce l'Unione Bancaria per rendere le banche più sicure e affidabili. Nel 2012 l'Unione Europea riceve il Premio Nobel per la Pace.